Fedeli seguaci del canale YouTube Bastardi Senza Cinema, bentornati in questo nuovo video in compagnia dello Zio Gamer. Allora, oggi andiamo a fare sempre una recensione, diciamo, classica sul canale, quindi non andiamo a toccare delle categorie particolari, ma comunque andiamo a parlare di un grandissimo film, un film che personalmente alla fine della sua visione l'ho reputato un grandissimo capolavoro. Stiamo parlando di un film diretto da un regista molto abbastanza prolifico, ma soprattutto di grande qualità dal punto di vista registico, in quanto ha sempre fatto film ottimi. Stiamo parlando del regista che ha fatto Election, a proposito di Schmidt con Jack Nicholson, The Descendants con George Clooney, che comunque ebbe un certo riconoscimento, se ne parlò molto ai tempi della sua uscita come un grandissimo film. Infatti stiamo parlando di Alexander Payne. Allora, che ha diretto questo film bellissimo, quest'ultimo film chiamato Nebraska. Allora, questo Nebraska è un film, anche questo è un grandissimo film nella filmografia di questo ottimo regista, ma cos'è che differenzia questo film dagli altri? Semplicemente un singolo fattore, cioè che questo film non è stato scritto, non è stato sceneggiato da Alexander Payne, ma la sceneggiatura è stata affidata a Bob Nelson. Infatti Alexander Payne ha deciso di prendere al volo questa sceneggiatura, che gli sembrava geniale per, insomma, dopo averla lasciata in cantina, tra virgolette, per 12 anni, per poi riprenderla, e ha deciso di fare questo film. E ragazzi, che film fantastico! Allora, credo che sia uno di quei pochi film su cui non avrò praticamente nulla da ridire, perché è un capolavoro e ogni cosa è diretta perfettamente. Iniziando innanzitutto proprio dal cast, che è, credo, una delle cose più azzeccate e geniali che abbia mai visto. La direzione del casting qui è stata geniale, perché ogni singolo attore è stato scelto perfettamente per il ruolo che doveva ricoprire. In particolare i due protagonisti, interpretati da Bruce Dern e Will Forte, che sono non solo bravissimi a recitare, ma hanno anche il viso, le movenze, e hanno tutte le caratteristiche perfette per quel tipo di personaggio che dovevano interpretare. Infatti Bruce Dern, probabilmente essendo anche comunque supportato da un personaggio principale scritto da Dio, probabilmente qui dalla performance della sua carriera, ma anche Will Forte riesce sempre comunque ad essere un'ottima spalla di questo protagonista, grazie a un'ottima recitazione e soprattutto grazie al fatto che Will Forte finalmente interpreta il suo primo ruolo drammatico dopo aver, insomma, recitato in, a detta sua, delle orribili commedie dove mi spogliavo. Quindi, insomma, qui c'è stato anche un avanzamento dal punto di vista personale, artistico e recitativo da parte di questo attore che fino adesso non conoscevo e che però di cui però mi è piaciuta tantissimo la naturalezza della sua interpretazione, come l'interpretazione di tutti gli attori, tutti i personaggi secondari, tutte le comparse, ogni singolo personaggio è azzeccatissimo ed è memorabile. Quindi, insomma, la scelta del cast è stata fatta perfettamente, la recitazione è fantastica, la gestione dei personaggi è proprio perfetta, non c'è mai un personaggio tagliato con l'accetta, tutti i personaggi primari o secondari sono memorabili perché ben caratterizzati. Quindi, dal punto di vista proprio del casting, questo film è perfetto, dovrebbero imparare tutti da questo film su come si fa la scelta di casting di attori in maniera perfetta. Ma non è soltanto questo ad essere così bello. Diciamo che questo film, adesso andando a parlare della trama, identifichiamo un po' anche il genere di questo film, che in realtà, diciamo che a grandi linee è un road movie, ma è un road movie secondo me molto atipico, perché nonostante, almeno inizialmente nella trama, segua alcuni canoni classici del discorso, del genere del road movie, poi comunque si discosta prendendo una sua personalità. In quanto in questo film inizia con questo uomo, Woody Grant, interpretato per l'appunto da Bruce Dern, un uomo fallito, un uomo vecchio, che sta vivendo i suoi ultimi giorni di vita, un uomo sofferente, che sta cercando in tutti i modi per l'appunto di trovare il suo motivo per vivere, e lo trova in questa presunta vincita di 1 milione di dollari. Infatti quest'uomo, scopriamo che quest'uomo ogni volta che ne ha la possibilità e quando nessuno lo vede, decide di intraprendere ogni volta questo viaggio a piedi per andare appunto nel Nebraska da Billings, cioè dal posto in cui
abita da Billings a Nebraska, cioè farsi 300 miglia a piedi per andare a recuperare questo milione di dollari. E ogni volta viene sempre fermato giustamente dal figlio che non. Che gli dice sempre: ma no, guarda che è stata una truffa, non hai vinto nulla. Però quest'uomo è cocciuto, è proprio un uomo testardo, e quindi ogni volta va sempre a scontrarsi con il figlio, comunque con tutta la sua famiglia, con la moglie. E quindi insomma, il figlio arriva ad un punto in cui decide di prendere il padre con sé ed accompagnarlo verso il Nebraska, anche per passare un po' di tempo con lui. E quindi cosa succede in questo road movie, durante questo frangente, quando iniziano insomma questo viaggio per il Nebraska, scopriamo tante cose della personalità di entrambi i personaggi, scopriamo i loro pregi, i loro difetti, le loro debolezze, scopriamo alcuni tratti caratteristici della loro personalità che non avremmo mai scoperto in un'analisi superficiale. Veniamo a scoprire infatti che Woody Grant è un uomo in realtà buono, che il suo essere scorbutico è stato dovuto al fatto di avere avuto una vita difficile, avere avuto delle cose, degli avvenimenti nella sua vita che ne hanno cambiato la personalità. Quindi andiamo veramente a scoprire dei lati dei personaggi che guardiamo molto più profondi di quanto non sembri. Infatti abbiamo una caratterizzazione dei personaggi perfetta sotto questo punto di vista, è veramente fantastica. Scopriamo veramente dei personaggi che veramente più che essere personaggi sono persone, perché viene dipinto un tratto realistico per ogni personaggio e noi ci affezioniamo a questi, soprattutto il personaggio centrale, il protagonista, che è veramente scritto molto bene, è un personaggio complesso, un personaggio dalla personalità derelitta ma affascinante, che spinge lo spettatore a scoprire qualcosa di più della stessa persona, dello stesso personaggio, andando avanti con la pellicola. Ed è bellissima questa cosa qui, perché è anche un po' il motore che porta avanti tutto il film. E infatti questo è un film fatto di rapporti familiari, un film che parla molto di rapporti familiari, rapporto padre-figlio, del cercare a tutti i costi un senso per vivere, il proprio Nebraska, per l'appunto, come suggerisce il titolo del film. Insomma, vengono tra tutte le tematiche molto importanti. Tratta anche insomma della persona, sul come essa si può comportare nei confronti di una persona che non vede da tanto tempo. Insomma, su come certi rapporti comincino ad essere non di vero e proprio affetto, ma mascherati da una certa avidità di fondo nel cercare di sfruttare qualcuno. Quindi si studia anche un po' la meschinità dell'uomo che cerca in tutti i modi di impossessarsi con una facciata di bontà fasulla di ciò che di materiale, di così avido c'è nella sua stessa persona. Quindi insomma, vengono trattate delle tematiche umane molto importanti e vengono portate avanti molto bene, vengono sviluppate in maniera intelligente e soprattutto ben amalgamate all'interno della storia. Non sforano mai, non sono mai pesanti, ma sono trattate in maniera forte e commovente, forte. Mi è piaciuto molto come il regista e lo sceneggiatore, quindi la sceneggiatura, sono riusciti ad essere coesive di un certo tipo di argomento, di un certo tipo di discussione che si vuole fare sull'uomo e sui suoi comportamenti. Infatti, durante la storia arriveremo, che peraltro è una storia semplicissima, come avrete capito, arriveremo però a scoprire un sacco di personaggi molto interessanti, ognuno con le sue sfaccettature, ognuno che comunque ha un ruolo importante più o meno all'interno della storia, all'interno della vita dei personaggi che ci circondano. Quindi il film diventa più un motore organico che muove un microcosmo, insomma, si potrebbe dire. Quindi è bellissima questa cosa qui. Se vi piacciono questi psicologismi un po' più complessi, questo studio della mente umana, dell'uomo più che altro in sé, più che della mente, delle sue azioni, insomma, di cosa fa una persona della sua vita, vi consiglio assolutamente di vedere questo film, perché tratta
l'argomento in maniera forte, ma allo stesso tempo delicata e con un certo tatto. Mi è piaciuto tantissimo anche il tocco registico che è stato dato a questo film, in quanto tecnicamente è stupendo. Basti pensare che questo film ha avuto la scelta tipica di essere girato tutto quanto in bianco e nero. E nonostante questa scelta registica possa inizialmente sembrare un po' spiazzante, vi accorgerete che questo tipo di bianco e nero è perfettamente, è stata una scelta sia azzardata ma allo stesso tempo azzeccata per il tipo di narrazione che si va a fare, perché da un a parte che rende il film con quella, non so come posso dire, con quel gusto molto indipendente, quel gusto da cinema indipendente, no? Di cui fa parte anche un po' il regista Alexander Payne, ma rende la narrazione, non lo so, ne cambia un po' il sapore, la rende più, secondo me, interessante, perché questa narrazione in bianco e nero è anche un po' un cercare di far capire che è un tipo di narrazione, è un tipo di personaggio, un tipo di storia che non ha epoca, quindi è una narrazione che, resa in bianco e nero, forse rende di più il messaggio universale che vuole mandare allo spettatore piuttosto che magari l'averlo anche girato a colori, che magari avrebbe fatto lo stesso effetto, ma secondo me avrebbe reso forse meno il messaggio universale che vuole mandare allo spettatore. Ed è bellissima questa cosa qui, come riuscire a capire come un semplice, tra virgolette, filtro registico possa in realtà trasferire, trasportare un messaggio molto più alto allo spettatore di quanto non sembri. Ed è, appunto, secondo me, una delle scelte registiche più geniali negli ultimi 10 anni di cinema, probabilmente. E senza contare che, nonostante l'utilizzo del bianco e nero, il film ha dalla sua parte una fotografia fantastica, una fotografia bellissima che gioca perfettamente con il bianco e nero e le cromature, i colori delle piccole cittadine rurali degli Stati Uniti. E infatti anche qui ritorna anche tutto il discorso di come viene vissuto un certo tipo di vita all'interno delle zone rurali, dei paesini piccoli della campagna statunitense. Quindi viene anche fatta un'analisi su un certo tipo di stile di vita che adottano in una certa parte degli Stati Uniti, anche perché comunque il Nebraska fa parte, insomma, della vita personale di Alexander Payne. Quindi è riuscito anche ad analizzarne bene un certo tipo di aspetto. E insomma, quindi c'è un ottimo gioco con questi colori chiari, scuri, riesce bene ad enfatizzare i giusti colori. Quindi c'è un gioco del bianco e nero molto particolare, una scelta di fotografia molto molto interessante che accompagna in maniera perfetta l'eleganza della regia, perché comunque registicamente è molto elegante. I movimenti di macchina sono pochi ma ben fatti, ogni inquadratura è sempre molto sobria ma ben eseguita. Riesce a tenere un ottimo filo della narrazione, ma è proprio il film ad essere girato in maniera elegante, molto sinuosa, ed è veramente molto bella questa cosa qui, vedere questo tipo di tecnica così interessante all'interno di un film di questo genere. E quindi, insomma, anche dal punto di vista tecnico è un film perfetto. La trama ovviamente è semplice, ma si svolge in maniera interessante, con qualche tocco qua e là interessante, quindi ci sono anche delle cose abbastanza interessanti nella sceneggiatura. I dialoghi sono fantastici, i dialoghi sono scritti in maniera perfetta, perché riescono a tirare fuori lati più reconditi della personalità dei personaggi e riescono a caratterizzarli ancora meglio. Quindi anche i dialoghi, diciamo che complessificano il reticolato emotivo dei personaggi, ne fanno capire le loro motivazioni e soprattutto sono dialoghi che spesso e volentieri fanno riflettere, perché per esempio tutti i dialoghi tra padre e figlio sono fantastici. Vediamo proprio questo riavvicinarsi, no, nel nucleo familiare tra padre e figlio, grazie a questa escursione, no? Poi scopriamo il perché il personaggio di Bruce Dern, di Woody Grant, decide di, insomma, prendere questo milione di dollari, perché in realtà nella sua vita ha sempre fatto solo sbagli, quindi voleva fa a prendere questo milione di dollari per lasciare qualcosa ai propri figli di importante che permettesse loro di andare avanti. Quindi scopriamo anche che in realtà questi sbagli sono stati fatti per eccessiva bontà di un uomo che poi è stato rovinato dalla sua stessa bontà. Quindi
È proprio bello come vengono trattati questi argomenti così importanti, così interessanti. Anche il ritmo della narrazione è, magari non è veloce, non è frenetico, è sempre, si sempre, si prende, si prende, è una narrazione che si prende sempre i suoi tempi, i suoi spazi. E proprio per questo viene narrato alla perfezione, perché la narrazione, come ho detto, si prende i suoi tempi e viene fuori veramente in maniera perfetta. La gestione dei tempi è fantastica, anche appunto per quanto riguarda la sceneggiatura, non ci sono cali di ritmo, è tutto molto stabile ma comunque molto ponderato ed è una cosa molto molto bella. Infatti c'è sempre il giusto compendio tra ironia e drammatico, sia nei dialoghi che nelle situazioni in sé per sé. Ci sono molte situazioni che fanno effettivamente ridere, sono anche abbastanza divertenti. Ci sono invece alcune cose che sono molto più drammatiche, sono molto più intimistiche e personali. Ma la cosa bella è che in questo film tutte e due le cose vanno a completarsi. Non c'è mai un momento che sfora, un momento troppo forzato. È tutto narrato in maniera perfetta, coesa e sinuosa. C'è un'armonia nella narrazione che è fantastica. Molto belle le musiche, quindi buona gestione anche del sonoro, belle, ben fatte, come ho detto, le musiche, che appunto sono evocative di quel tipo di zone dell'America, quindi insomma sono molto inerenti al tipo di ambientazione, al tipo di setting in cui è ambientata la gran parte della narrazione. Quindi insomma è un film fantastico per questo, perché è un film atipico che riesce a narrare qualcosa magari forse anche di già visto dal punto di vista del genere, ma lo riesce a narrare in maniera nuova, differente e in maniera anche molto interessante e potente. C'è proprio un cuore pulsante sotto questo film che è difficile spiegare se non vedendolo. Bisogna vedere questo film per capire quanto di forte ci sia. Dal punto di vista narrativo, è un'esplosione di forza narrativa che veramente colpisce tanto e sembra quasi un ritorno a un cinema che quasi non esiste più ed è veramente bello riuscire a ritornare a vedere questi film così belli al cinema, che si prendono con dei registi che si prendono dei rischi e riescono ad osare facendo bene delle cose. Quindi è comunque mezzo cinema che si rinnova, che si evolve comunque. Per me Nebraska è non solo emozioni, ma anche evoluzione dal punto di vista tecnico. Quindi non oso, non, scusate, non esito a dare al film un 9 pieno, un capolavoro del cinema odierno, e mi fa abbastanza tristezza il fatto che questo film sia stato snobbato anche solo agli Oscar, perché non solo è un film molto veramente bellissimo e forse molto più meritevole magari di altri film che sono stati poi eventualmente nominati agli Oscar, ma è anche stato molto anche acclamato dalla critica, quindi fa anche strano vedere che un film del genere non sia stato completamente snobbato, e questo fa capire che purtroppo purtroppo gli Oscar stiano diventando un po' una cosa abbastanza paracula, in cui solo chi paga ha il suo premio, insomma, è una cosa un po' che mi fa storcere il naso, ma questo è un altro discorso. Ritornando a Nebraska, questo è un capolavoro, ve lo consiglio assolutamente, un film fantastico, ben fatto sotto tutti i punti di vista. È un film che vi consiglio se cercate una sceneggiatura ben scritta, con dei bei dialoghi, dei personaggi ben caratterizzati, delle vicende verosimile, anche perché comunque un racconto dal taglio molto realistico. Se volete anche una regia ottima, una bella fotografia e comunque degli azzardi dal punto di vista tecnico che si sono rivelati poi azzeccati per quel tipo di pellicola, vi consiglio assolutamente di vedere questo film, perché è un capolavoro ed uno dei film più belli che abbia visto negli ultimi anni. Quindi non esito a dirlo, perché innanzitutto perché è un parere personale, poi perché mi ha proprio colpito nel profondo per alcune tematiche così ben trattate come non le vedevo da tempo. Veramente fantastico. Soprattutto se avete un rapporto particolare con i vostri genitori, con vostro padre, con vostra madre.
Questo è una riflessione, questo film è anche una riflessione importante sull'essere genitore, sull'essere figlio. Ed è fantastico, è bel, veramente bello, ve lo consiglio assolutamente. Un film dal grande contenuto emotivo che consiglio assolutamente di vedere perché è emozionante e veramente forte sotto tutti i punti di vista. Detto questo, spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero che guarderete in tanti questo film perché è bellissimo, è un film che merita tanto e che tutti dovrebbero vedere perché è veramente bellissimo, un piccolo grande capolavoro che va assolutamente visto. Detto questo, noi ci salutiamo, finiamo qui la recensione, spero che questa recensione vi sia piaciuta, noi ci salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!